Vai cavallo, vai! Vai cavallo! Guarda! Guarda che bella cosa! Guarda! Questa è la Madonna di Caravaggio. Sai, dove da 200 anni c'è una fonte d'acqua miracolosa. A me ha fatto prodigi e vorrei portarne una coppia anche a casa. Che ne dici? Eh? Ebbene, cavallo, e perché ti fermi? E vai, cavallo! Vai, cavallo! E perché si ferma? Cavallo! Avanti! Avanti, cavallo! Così tramandano le storie. Proprio una sera come questa, certo Antonio Cavanna tornò per le strade dal santuario di Caravaggio, dove aveva ottenuto non si sa qual grazia straordinaria, portando una sacra immagine di Maria, copia di quella del santuario lombardo, per porla in un luogo raccolto e tranquillo. Tramandano le storie che il cavallo che lo portava, a un certo punto, proprio il punto dove ci troviamo noi, non volle proseguire oltre e non ci fu verso di muoverlo più. E perché ti fermi qui, cavallo? Vieni. Ma sai che qui, questo posto, è il prato della fiera. La gente arriva e portano prodotti da scambiarsi. E questa piazza diventa una piazza piena di animali e di persone. Beh, altro che raccoglimento. E se il cavallo mi volesse dire qualcosa? Ma che segno sarà mai che io sia qui con questa immagine da far conoscere la gente e mi ritrovi nel mezzo, proprio nel mezzo della vita del paese? Tramandano le storie che ad un certo punto il buon Antonio Cavanna prese una decisione.
Già, che segno oramai creò una ben strana storia. Andate nelle biblioteche, soffiate via la polvere dai grossi volumi rilegati, inforcate gli occhiali e percorrete le pagine. Nei secoli trovate documenti di donazioni e devozione, ma senza un prodigio strano, senza un miracolo. Forse ci voleva qualcosa di più toccante. La sfida era quella di trovare da un gesto così non importante qualcosa di grande. Beh, sarebbe arduo entrare nei cunicoli delle vicende lungo 2 o 3 secoli e ci vorrebbe qui una commissione di storici per raccontarvi come a questo evento, in fondo straordinario, partecipò il paese e il circondario. Oppure ci vorrebbe un bel canto popolare. Questa è la storia, di storia di un paese che quando ad un proposito ci tiene non bada alle fatiche, non a spese, e si mette lì lì per farlo bene. Non c'erano chiese con la Caravaggio, intanto cominciò il pellegrinaggio, e quel che c'era per divertimento affetto cominciarono a raggiungerne un pezzetto. E fu uno strano, sì, uno strano esempio di come nasce un tempio, che tra problemi, grazie ed affanni dura da qualche centinaio d'anni. E tutto cominciò quella sera di primavera, qualche secolo fa. Fino ad una sera di primavera come questa, e poi chissà per quanto altro tempo ancora. Questa è la storia, di storia di un paese che quando ad un proposito ci tiene non bada alle fatiche, non a spese, e si mette lì lì per farlo bene. Qualcuno corse dal conte Lotario e tanto cominciò il pellegrinaggio, qualcuno cominciò a partare avanti, na 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 na. Cominciò chi con voi è più raro, pure un architetto, cominciarono la portare avanti, na 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 na. Una signora anziana un poco stanca incominciò a metterla alla prima banca, e c'erano persino dei bambini che portavano fiaccole e lumini. Ma questa storia non è un poco mistica? Uno riceve una grazia dalla Madonna e ricambia con un'offerta. Sicuro che sia così, ma queste cose si fanno per amore. Per amore è la grazia, per amore è un piccolo segno di risposta. Questa è la storia, di storia di un paese che quando ad un proposito ci tiene non vada alle fatiche, non a spese, e si mette lì lì per farlo bene. Thank you.
fra le cose profane e quelle sante, io non so se qualcuna sia importante, ma forse come premio a tanto zelo, là dentro scende sempre un po' di cielo. Là dentro scende sempre un po' di cielo, un po' di cielo, un po' di cielo.
furtiva. Questo mondo non ci dà tanta gioia, ma alleluia. Alla mattina scorriamo il giornale e ci turbiamo leggendo gli articoli. Le cose sciocche e le cose del male sembrano prendersi di spazi e di titoli. Ma storie come quella di stasera, chi le misura? Alleluia. Parola antica e lieta dalle labbra stasera esce segreta. È come una speranza che non muoia.
un programma offerto da Steel Acciai Speciali, Banca Fideuram, Castel San Giovanni Piacenza.